Giorno di grazie, questo è il Crack 52, ho il microfono storto. Cioè, questo tizio qui che vuole che filmiamo la petizione. Senti, uomo, non siamo non siamo in posta 2. Mi scusi, signore. Posso avere un minuto del suo tempo? Mm? Cosa vuoi? Sono un rappresentante... È un ambientalista. Cioè, stiamo cercando di persone che vogliono firmare la nostra petizione. Per le foreste? Eh? Sì, giusto. Come tutti sanno... ragazzi, questo qui è uno dei verdi. Ok, oltre a quello, non trovi che il verde sia così bello da vedere? Chi è che non vuole rilassarsi in mezzo alla foresta di pini? Pensaci, se tutti sono contenti e rilassati, forse la criminalità di questa città starà sempre alta. Cosa dici? Ogni firma conta. Tutto quello che ci serve è il tuo nome. No, io il numero di telefono, l'indirizzo di casa non ve lo do. Semplice, vero? No. Non è semplice. Ah, devo firmare, ma secondo me è una truffa gigante. Secondo me è una truffa gigante. Va bene, dove firmo? Ok, sulla linea tratteggiata. Secondo me è una truffa. Ok. Serve qualcos'altro? No. È abbastanza. Grazie a te. Che broccio sarà terra verde. Non posso aspettare, guarda. Cosa devo fare adesso? Boh, devo aspettare, vabbè, vediamo. Una mail? Lo sapevo, era una truffa gigante, lo sapevo, guarda lì, se non ripaga entro le ultime 24 ore saremo costretti a prendere misure drastiche, 580.000 yen, Kiri, lo sapevo, che diavolo, lo sapevo, guarda, lo sapevo. Salve, Kirson. Quando pagherai il prestito che hai preso? Con gli interessi. Sono un sacco. Sono 580.000. Se non paghi. Oh, mamma mia, ci stiamo caccando sotto. Quale prestito? Se credo tu abbia preso il tizio sbagliato. Senti un po', brutta merdina. Avremmo i nostri soldi. Non mi ha preso il suo tono. E non ho preso nessun soldi. Sì, vabbè. Spero tu sia pronto per i nostri amici Yakuza a venire che ti bussano alla porta. E cosa mi faranno? Mamma mia. Mamma mia, ci stiamo cacando. Oddio, degli Yakuza. Che diavolo era quello? Sentiamo, dai, di nuovo. Vediamo, dai, cosa dicono. Ehi, Kiryu-san. Ehi, Yuya. Oh mio Dio, mi serve... devo parlare. Cosa succede? Sembra che uno degli host Kenya sia stato truffato da degli strozzini fasulli. Cosa? Mi hai sentito? Mi hanno preso? Ok. Guardate, anche lui ha firmato per i verdi. C'hai qualche informazione con questi tizi, Kiryu-san? Quella condizione che hai, credo che conosci tutti le gente sospetta. Aspetta, hai detto che vogliono 580.000? Esattamente. Sì, che ne hai detto che... Eccolo. Che ne hai detto che ha cominciato tutto quando ha dato i suoi credenziali a un tipo che faceva la petizione per le foreste di Kamurocho. Non aveva neanche permesso niente. Non posso immaginare. Firmare il tuo nome per una cosa così sospetta. Kiryu, io te l'ho detto che era sospetto. Voglio dire, come fanno a far diventare una roba, una zona urbana, una foresta? Nel migliore dei casi metteranno un paio di fiori e vabbè. Idioti, davvero. Solo uno stupido potrebbe cascarci. Non c'è niente, non ho niente contro Kenya. Kiryu-san? Qualcosa non va? No, non è niente. Solo che non posso credere che Kenya ci sia cascato. Non è la verità.
Devo dirtelo però. Potrà essere un idiota, ma Kenny è uno dei miei migliori ragazzi. È un vero peccato che questa cosa sia successa a lui. Non preoccuparti, Yuya. Ci metterò io metterò tutto a posto io. Digli che dia Kenny che gli prenderò i soldi. Veramente? Grazie un sacco. Fammi, dimmi se hai bisogno di aiuto. Va bene. Io te l'ho detto, Kiryu, veramente. Ok, il primo cosa sarebbe prendere informazioni. Forse Murita sa qualcosa. Allora, caro mio informatore, sa qualcosa di quei truffaldini? Forse Murita sa qualcosa che di questa cosa. È un minuto, Murita? Oh, Kiryu-san, ci serve qualcosa? Sì. Stavo pensando se sai wondering mi stavo domandando se sapevi qualcosa di un gruppo di strozzini che stanno truffando la gente. Li ho sentito, sì. Ok, la gente in giro li ha cominciato a chiamare i 580, perché chiedono sempre 580.000. Ok, si mettono come dei falsi attivisti per truffare la gente, a dargli le loro informazioni personali. Dopo mandano rischio ai negozi a prendere i soldi. Sì? I rumor sono che se non hai abbastanza soldi ti vengono a casa tua e te la spaccano tutta e ti rubano quello che hai. Ah, fa piuttosto schifo. Sai dove è la loro base? Pensavo di vendere al mio offerente questa informazione, però non mi dispiace darla a te. Adesso senti. Sai, è uno studio di modeling. Quei tizi sono al terzo piano di quell'edificio. Ok, sembrano una vera compagnia, però stai attenzione. Grazie, è buono sapersi. Ma Frauder's Office, dov'è che è? Qua? Qua? Va bene. Ok, qua dentro se riesco a entrare. È qua? Sono piuttosto sicuro che sia qua. Al terzo piano. Beh, io vado su per le scale, vaffanbrodo. Andiamo su per le scale, qua. No, 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 calma. Vado sulle scale. Autosave, ok. È qua dentro. Aspetta, chi ritorna indietro? Dove sta? Sta sopra? Vediamo un po' se sta sopra. Eccolo qua. Yes. Bene. Scendi, adesso puoi scendere. Le cose importanti sono state fatte. Entra. Ok. Che bello, mi piacciono che ci sono gli interni. Ah, sei il tizio delle pulizie? Più o meno. Sono qui per pulire, sì, quello certo. Che diavolo stai parlando? Sei tu il tizio di questa associazione di foreste, eh? Non so, non ti darò un tubo. Adesso vai fuori di qui, prima che chiami caramba. Vai, chiama. Sono sicuro che ameranno sentire quello che vai a dire. Dove? Ah, dov'è quella lista lì? L'ho persa. L'ho persa. Fuori via delle mani del computer. Ah, quindi dov'è? È lì che ci sono le data, eh? Scusa, ma l'hai fatto per sul personale. Non puoi venire qui e accusarmi di queste robe. Ti darò alcuni dati. Sì, con i miei pugni. Mamma mia. Tizi di Camuroccio. Non troppo ridere tizi di Camuroccio. Dai. Guarda questo. Coppia. Cominciamo a togliere un sacco di barre. Va bene, dai. Apprezziamo la distruttibilità delle cose. Ok. Dove devo andare? Vado di qua. Ah, distruggi il PC. Ma come, a mano? Ma a mano proprio? Vabbè, cioè, ma come funziona? Questi qua? Vabbè, li spacco, Li tiro in giro. Vabbè. Prendi, spacca. Ma c'è un modo migliore per rompere i PC, però, Io lo dico. Là. Ok. Missione completa, tirate il computer addosso al muro. No, non il computer. Tutto quello di personale. E i miei email dei miei amici. Le mie collezioni di video segreti. Al mio blog è tutto andato. Ti sta bene che perdere tutte quelle informazioni. Ti sta bene perdere tutte quelle informazioni. Dopo tutto quello che hai rubato. Cavolo. Sapevo che dovevo fare un backup. Quindi, hai finito a truffare la gente? Va bene.
Mai più. Sì, sono sempre tutti bravissimi quando li picchio. Ok, fammi. Un'altra roba. C'è ancora. Ti ricordi un tizio di nome Kenya? Uno dello Stardust. Kenya? Ok. È tempo di pagare tutto dietro. Hai probabilmente truffato così tante persone innocenti che non sai nemmeno distinguerle. Ma sono sicuro che ce la farai. E se non lo fai, tornerò. Sì, sì, sì. Ho capito. Kiryu, ma se te... Ma tu... Ma, mamma mia, io te lo dico però, Credo che dovrei essere più attento con i miei dati personali. Però mi piaceva l'idea di più di alberi. Va bene, Kiryu, va bene. Posso fare ultimate combo speed finalmente. Sì, attack speed. Yes. Dopo facciamo il per questa roba qua. Bene. Finalmente. E sono sotto questo qui al Kanrai. Non so perché ci stanno pure i cosi. I ristoranti con le sotto queste. Io boh, vediamo. Mi scusi, su uomo nel vestito elegante. Un minuto. E chi è questo qua? Chi è un critico culinario? Chi sei tu? Il mio nome è Eugene. Sono un... ok, sono un coreano. Una pop singer. Questa è la prima volta in Giappone. Whirlwind Tour. Ok. Sei famoso? Non credo che ti ho mai sentito parlare. Cosa? Beh, vabbè. Sono qui per esplorare Kamurocho. I miei amici hanno detto che è molto interessante. Se mi mostri Kamurocho ti darò un sacco di soldi. Ma scusa, ma è come il tipo... Il bodybuilder? No, il bodybuilder. Quell'atleta là che gli abbiamo fatto in giro Kamurocho. Credo che andare a mostrare la città a questo tizio non è così male se c'è un premio. Vabbè, tanto non ho niente da fare. Va bene, posso essere la tua guida. Sei più gentile di quanto sembri. Qual è il tuo nome, uomo in vestito? Sono Kiryu. Grazie mille, Kiryu-san. Ok, hai coperto tutto, non preoccuparti. Ah, c'ho un avvertimento. Cosa c'è? Sono molto famoso. Le donne vogliono sempre un autografo. Ma mi piace la vita pacifica. No, i fan rompi palle. Per favore, porta. Tienimi distante dalle donne. Non avrei mai immaginato che essere famosi era così un peso. Comunque, c'è qualcosa dove in particolare dovevo andare? va bene. Ok, va bene, io sono a posto. Sei così come sono smart. Andiamo adesso. Che cavolo è sta roba? Quando vai in giro con Eugene non puoi fare parlare con la gente, usare i ristoranti, andare in giro con i taxi, entrare negli edifici, far battagliare nelle strade e salvare dal post menu. Ok. Oh mamma mia, ma pure... Ma scusa, c'è il minigame! C'è il minigame della fottuta cosa! Dove devo andare? Dove devo andare? Devo andare qua? Vabbè. Ma guardate, c'è pure il minigame del cavolo. Vabbè, andiamo, cosa vuoi che ti dica io? Dai, dai. Ma perché c'è così tanto... vabbè. Oh, è così bello! Niente, ho perso. Ma che palle, ragazzi, ma perché devo fare sta roba? Ma perché? Ma perché c'è il minigame stealth di portare tipo in giro per la città? Ma non ha senso. Siamo scappati. Chiusa. I fan giapponesi sono molto, molto rompipalle. Per favore, sono già stufo. Sì, ho capito. Ah, mamma mia. Sì, ma scusami, devo farmi... Ma qua siamo impazziti tutti. Allora... No, siamo arrivati. Ma ho fatto un giro stranissimo. Va bene, entriamo, Kiryu-san. Dovresti andare da solo. Io aspetterò in un caffè fino a finito. Cosa? Ma non so come usarlo. Per favore, Kiryu-san, non devi essere imbarazzato. Ma no, ma vai da solo. Perché dovevi... Ehi, aspetta un attimo. Ma deve essere così, così. Grazie, Kiryu-san. Adesso capi... va bene. Sono molto soddisfatto, ma sono contento tu. Beh, infatti, sono almeno contento che almeno uno di noi due sia contento, guarda.
Ok. Voglio. Ma ti presento Majima vestito da Goromi? Intendi uno Kama Bar? Credo che Earth Angel funzioni. Ah, Angel? Portami, andiamo adesso. Va bene. Va bene. Andiamo al Champion District. Oh, sai un sacco che usa. Mamma mia. Ma va dall'altra parte. Il Champion District è dall'altra parte. Ma va. Io come faccio a entrare qua? Ci devo fare un giro. Ma guarda che roba, giro stranissimo. Mamma mia, altro che Metal Gear. Vabbè, andiamo, va. Eccoci qua. Ah, questo è il glorioso Gilbert. Uomo, parla bene però, non puoi vivere così. Veloce, Kirusha, andiamo dentro. Ok. Va bene. Non sei soffirti un sacco, eh. Non sei male neanche tu. Addirittura. Come no, no, no. Lasciatemi in pace. Come nom? Ma basta fare nom nom nom. Vabbè. Non voglio. Guarda, se mi pa. Ah, è fantastico che riusar. Grazie. Sono contento che tu sia divertito. Hai finito? Un'altra cosa. Voglio del ramen. Beh, va bene. Mi ci porti? Va bene, ma prendi. Prima volta prendi una mappa. Conosco un posto fantastico al Serio Avenue. Andiamo lì. Ma questo qui è il classico turista, rompi coglioni. Mamma mia. Ma finalmente sono andato, ho fatto tutto il giro della mappa proprio. Eccoci qua. Ah, questo è il giapponese, il ristorante giapponese di ramen. Ma come il soderti? È così sporco, amo la terra. Andiamo dentro adesso. Ma come parla questo? Ma sa la lingua? Ok, una grande scudella. Ma che schifo. Mi scusi? Come diciamo? Ah, io ti riconosco, tu sei l'Illusion Guy. Mi dai un autografo? Ti darò altri spaghetti. Il mio nome è Eugene. Eh sì, do autografi. Veramente è famoso. Ma chi è questo qua? Beh, com'era? Era buonissimo. Mi sono divertito un sacco oggi, Kirusan. Ecco, un regalo per te. Vabbè, porca troia, mi ho dato 300.000. Oh no! Ti ho dato di più. Ah, te ne darei di più, ma credo che quelle donne me le hanno rubate. Dicevo, i fan giapponesi sono così rompipalle, ma mi arrendo. Ok, prima che ti incontrassi i fan giapponesi erano tutti appresso. Ma perché per merito tuo, Kirusha, mi sono divertito, grazie. Se verrai in Corea ti farò vedere i migliori posti. Ma no, ma basta, vabbè. Ok, sì, meglio, io andrò a fare il turista normale. Beh, addio Kirusha. Dobbiamo incontrarci di nuovo. Ci vediamo lì. Ah, eccolo. E Isama. Ma tutti in rosso poi, cos'è una gang? Tutti in rosso, tutti vestiti uguali. Va bene, tutte. Ah, oddio mio. Addirittura. Pigliamolo. Cosa? No, è così forte. Ok, le tiro io do. Tu vai a prendere un taxi. Ma chi non le picchia? Grazie. Per prontissimo. Dove credi di andare? Che fugge via. Oh no, sta scappando. Ehi, questo tizio non è male. Forse l'ho trovato. No, chi non va via? Se questa è la fama, non la voglio. Sì, ha già problemi di suo. Che non ha bisogno di delle donne che gli vanno appresso. Che già è un disastro, ma io lo so. Vabbè ragazzi, dopo questo, sotto questa stupidissima, che però ho apprezzato, mi ha fatto i giri stranissimi la mappa. Io direi che per questo video di Kiwami 2 abbiamo concluso. Se vi è piaciuto mettete mi piace, guardate, se vi è piaciuto ci vediamo al prossimo video. Qua c'è sempre la gente che molesta qualcuno.